Sono Stefano Mainetti, CEO di Polyhub, l'incubatore d'impresa del Politecnico di Milano. Crerail è entrata in Polyhub a fine 2013. Giovanni Delisi è un imprenditore capace, arrivato con un'idea molto chiara, ma doveva realizzare un prodotto innovativo, un prodotto con nuovi materiali. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con 7 diversi dipartimenti del Politecnico di Milano. Da lì sono arrivate le invenzioni di dettaglio che hanno premesso la realizzazione di prototipi e la realizzazione delle certificazioni necessarie. Oggi Crerail ha della proprietà intellettuale difendibile ed è scalabile perché può vendere in tutto il mondo grazie a delle royalties, altrimenti può realizzare delle fabbriche. Per Crerail però il percorso non è stato facile, soprattutto nella ricerca dei capitali necessari per finanziare l'iniziativa. I venture capital tendevano a non valorizzare opportunamente il valore potenziale di queste invenzioni e fortunatamente siamo riusciti a lavorare con Giovanni e con tutto il team per trovare dei progetti di ricerca finanziati quali quelli della comunità europea per arrivare a cifre dell'ordine superiore ai 3 milioni di euro per finanziare questa fase iniziale di startup. Ora però con questo primo importante contratto siamo entrati nella fase di scale up e questo ci rende veramente orgogliosi di questa iniziativa. L'Open Summit è anche l'occasione per fare il punto sull'ecosistema italiano delle startup. Da un lato è l'occasione per incontrarci, per farci gli auguri e quindi qualcosa di gioioso. Dall'altro però dobbiamo renderci conto che il bicchiere è largamente vuoto. Dobbiamo dirlo, oggi l'ecosistema delle startup è prevalentemente un fenomeno di comunicazione. Così non va bene. Noi tutti operatori dobbiamo lavorare, ovviamente Polyhub incluso, nella direzione della qualità. Iniziative come quella di Crerail, altre iniziative che stiamo seguendo di trasferimento tecnologico con dentro degli importanti valori potenziali di sviluppo, di scalabilità, sono indispensabili per cambiare registro. Questo perché la fase importante è quella della scale up. Io spero che quest'anno, addirittura negli anni a venire, anche all'Open Summit vengano premiate iniziative di questo tipo.